Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale, soprattutto a me, nel senso sono tornata, quindi bentornata Clara, per un nuovo video di The Next Lecture. Adesso ragazzi che mi stavate aspettando con trepidazione tanto quanto probabilmente state aspettando ancora l'ultimo album di Rihanna, ma questi mesi di pausa mi sono assolutamente serviti per ricaricarmi. Non me ne sono quasi resa conto, ma sono passati 5 mesi dall'ultimo video che ho pubblicato. In ogni caso, non sono qui per parlare di questo oggi, ma voglio fare una sorta di mega wrap-up di tutti i libri che ho letto finora nel 2021. Non credo che sarò qui perché allora non è un grandissimo background, abbiamo una mezza libreria piena, mezza vuota e la luce non è il massimo, quindi credo che mi metterò comoda sul letto. Avrete purtroppo uno sfondo meno bookish, spero un giorno di avere qualcosa di più power and strong, ma iniziamo a parlare di libri. Rieccomi, mi sono messa comoda sul letto e come dicevo purtroppo lo sfondo è molto bare white, però bear with me, ho messo sul letto anche lì tutti i libri che ho letto quest'anno. Li ho lasciati in ordine, anche se mi dava molta frustrazione questa cosa nella libreria, perché non, secondo me non stavano tanto bene messi così, però li volevo però appunto tenere in ordine per un possibile wrap up che sto facendo, quindi wrap up di gennaio, febbraio, marzo. Speriamo di riuscire a mantenere la cosa, questo è 2/3 di tutto, e poi abbiamo anche gli ultimi letti. Partiamo con il primo e cercherò di essere super breve perché è una cosa che davvero mi tocca nel profondo, che non sono molto capace in questa cosa, quindi partiamo immediatamente con i primi libri di quest'anno. Il primissimo libro che ho letto molto velocemente a gennaio è Ichabod di J.K. Rowling. Ero molto indecisa se prendere o meno questo libro, però mi incuriosiva il fatto che fosse un libro adatto ai bambini, quindi ancora i più giovani rispetto ai lettori di Harry Potter. Mi è piaciuto, ovviamente non mi ha fatto impazzire perché alla fine delle finite è un libro che è soprattutto indicato ai più giovani, però come sempre non è una storia semplice, c'è molto che bolle in pentola nei libri della Rowling e mi è piaciuto moltissimo la scelta che ha fatto, non so se lei o comunque la sua troupe, il suo marketing team, chiunque sia stato, hanno fatto hanno praticamente chiesto ai giovani lettori, ai più giovani fans della Rowling, di rappresentare con dei disegni fatti da loro le scene del libro. E infatti ce ne sono tantissimi e ragazzi, fatti veramente, veramente bene. E questi piccoli disegnatori, pittori hanno comunque 8, 9, 10 anni, i più grandi mi sembra di ricordare ne avessero 12. Stupenda questa idea, mi è piaciuta molto, era molto molto carina, però il libro insomma mi è piaciuto. Tratta per l'appunto dell'Ichabod, che è questa creatura misteriosa che per molto molto tempo è creduta essere più mitologia, più mito che un essere che esiste veramente. Tutto parte quando il re di un regno muore e gli segue questo figlio che non è per nulla come il padre, ma è anzi molto vuoto dentro, vanesio, e questo creerà poi un incedere di altri personaggi che sono molto negativi e che creano uno squilibrio in questo regno. E come sempre sono i più giovani quelli che riusciranno a cambiare la situazione. Io in realtà lo consiglio. So che la Rowling non ha un buonissimo seguito al momento, so che ha detto e più volte ripetuto affermazioni veramente pessime, che avrebbe potuto stare in silenzio e avrebbe fatto una figura migliore. Però, come sempre, io i temi che leggevo prima in Harry Potter e i temi che ho raccolto anche in questo libro sono sempre positivi, quindi in realtà lo consiglio soprattutto i più giovani, però per una lettura super veloce che magari vorreste consigliare ai vostri figli o ai vostri nipoti, lo si fa in un giorno letteralmente. Quindi questa primissima lettura 2021. Secondo libro che ho letto, e lo trovate anche in un mio vecchio video, magari ve lo lascio qui quando mi è arrivato, in un book haul, Tokyo tutto l'anno di Laura Imai Messina. Allora, è un altro libro che mi è piaciuto, parla della storia di questa donna che si è trasferita 20 anni in Giappone e racconta per ogni mese dell'anno quelle che sono le tradizioni legate anche comunque alla sua vita, nel suo quotidiano del Giappone. Io in realtà pensavo più fosse un
qualcosa che mi raccontava storia Giappone, ma che fosse più romanzata. Invece qui, purtroppo, proprio perché sono partita io con questa mia idea, parla molto, dicevo, delle tradizioni, delle festività, del Giappone, che è sì molto curioso, però mi aspettavo più qualcosa mixato con una sorta di novel dentro. Una cosa che ho adorato anche qua, visto che si parlava anche prima di immagini, è che per ogni capitolo c'erano delle illustrazioni favolose, favolose, e quindi queste prime letture hanno avuto anche un qualcosa di artistico. Questo appunto come la copertina, ve ne faccio vedere ancora una. È curioso, sì, però purtroppo a volte mi ritrovavo a voler leggere, non so, qualcosa di un po' inventato, forse perché ne avevo voglia e sono comunque i miei libri preferiti. Comunque è stata una buona lettura, fatta anche quella abbastanza velocemente. Terzo libro, libro di un'autrice che io amo follemente, ho letto Muchachas, il primo volume di Catherine Pancol. Dovrei lasciarvi magari qualche wrap-up dove leggevo la sua altra trilogia, Trilogia di Josephine. Io quella l'ho e la amo tutt'oggi. Qua con Muchachas si continua, sì, con alcuni dei personaggi della trilogia di Josephine, ma si va avanti con quelli che erano i più giovani e poi con l'ingresso di alcuni nuovi personaggi che io comunque avevo già incontrato perché stupidamente avevo iniziato a leggere l'ultimo libro della Pancol di tutta la serie senza saperlo, quindi io già qualcosa sapevo. Rispetto agli altri è molto breve, secondo me qui ho voluto fare una sorta un cambio, perché nella trilogia di Josephine era sempre molto dettagliato, ha uno stile così curioso, strano e unico. In questo caso persiste ma è molto ridotto, e quindi secondo me su certe storie, certe tematiche avrei voluto vedere di più un approfondimento, soprattutto di alcuni dei miei personaggi preferiti. Dei personaggi di Gary e di Hortense se ne è visto veramente poco qui e mi è spiaciuto perché erano i miei preferiti. Però ovviamente non è che non mi sia piaciuto, ma non mi è piaciuto tanto quanto la trilogia di Josephine. Un altro libro che ho letto, avrei voluto leggere più brevemente, si chiama La lettrice testarda di Amy Whiting. È la storia di questa ragazza che in qualche modo non ha mai vissuto molto bene in famiglia, sin da piccola, e il suo unico sfogo era per l'appunto la lettura. E poi abbiamo un salto temporale quando esce di casa per vivere da sola, dei rapporti che avrà, di amicizia o comunque di conoscenza nel mondo che la circonda, che sono comunque in qualche modo sempre legati anche alla lettura. Questo libro purtroppo non mi è piaciuto perché quando l'ho finito non ho trovato di per sé nulla di concreto, nulla che mi abbia dato, anzi a volte solo frustrazione e rabbia. La protagonista in sé non mi ha colpito particolarmente, non ha raggiunto il mio cuore di lettrice. Avrei voluto ritrovarmi di più in questa lettrice testarda, ma mi infastidiva lei, mi infastidivano la sorella, la madre, la zia, e tutti i personaggi che incontrava avevano qualcosa che non mi quadrava fino in fondo. E la cosa che mi ha infastidito di più è stato che appunto alla fine non avessi trovato una vera e propria trama e non ci fosse nulla che portasse veramente avanti nella lettura. Anzi, è un libro molto piccolo, ma come dicevo, non ci ho messo poco e avrei voluto metterci di meno, ma tutto questo perché non mi finiva di piacere. Un altro libro che avrei voluto mi prendesse di più, visto che mi aveva preso molto il primo, è stato il secondo volume di Petra Demone. Questo volume di Petra Demone, a differenza forse del primo, anzi facciamo un mini recap, è la storia di questi ragazzi che nel primo volume iniziano poi a insospettirsi quando molti cani nel paese, in Toscana se non sbaglio, scompaiono improvvisamente, e questi due gemelli, la protagonista Frida e un'altra ragazza con cui lei è imparentata, scoprono che esiste quest'altro mondo, e quindi loro, per riuscire a salvare i cani gemelli, tutti gli altri cani che sono scomparsi, eccetera, entrano in questo mondo. E nel primo volume ovviamente poi c'è una parte molto molto importante che riguarda dei poteri che hanno sia la protagonista Frida sia la cugina, tutto legato anche ai genitori della ragazza Frida che sono morti all'inizio del
libro. Era un mood molto creepy, oscuro, mi piaceva moltissimo. L'inizio, l'incipit è stato super interessante, anche come ci ha introdotto in questo mondo. E invece nel secondo, quindi il volume in cui sono in questo mondo, quasi un mondo del sottosopra, mi ricordava molto perché ha visto Stranger Things. Aveva troppo, veramente, veramente troppo. Non voglio raccontare nulla perché non vorrei spoilerare, ma dal mio punto di vista succedevano troppe cose è un libro per ragazzi, magari sono io la dumb ass bitch, ma mi perdevo tanto e quindi un po' mi pesava continuare perché il tempo di capire una situazione e ne succedevano altre 50 assieme. Soprattutto perché non si sta parlando più nel nostro mondo, quindi bisogna capire le regole, le dinamiche di un altro mondo, quindi altri esseri, altri popoli, altri animali che non esistono e quindi bisogna lasciare il tempo, secondo me, ai lettori di entrare un po'. Secondo me ha messo troppa farina nel sacco e quindi purtroppo l'ho trovato faticoso anche perché era abbastanza lungo. C'è anche un terzo volume. Ma per adesso metterò uno stop, lo leggerò sicuramente perché mi sentirei veramente una cretina a leggere i primi due e non leggere l'ultimo. Non l'ho odiato perché c'erano poi delle parti che mi interessavano, ma come sempre mi trovavo a apprezzare una parte, poi tante altre parti non mi interessano così tanto. È stato un peccato perché il primo mi era veramente, veramente piaciuto. È considerato per ragazzi, ma secondo me molto anche per la nostra età, anche per lo stile con cui parla e con cui scrive. Maglio Castagna. Finalmente ho letto il primo libro di Rachel Cusk che avevo da un po' con me ed è Resoconto. Rachel Cusk mi ricorda molto alcuni scrittori orientali giapponesi che io amo particolarmente. La protagonista, che è un'insegnante, va per una semivacanza, semiseminario, diciamo così, in Grecia per qualche giorno e noi l'accompagniamo in tutto questo. In questo libro. Di per sé non succede nulla di straordinario, ma il modo in cui la Cusk scrive è talmente poetico, talmente coinvolgente che io ho amato questo libro. Mi è veramente, veramente piaciuto e non vedo l'ora di leggere gli altri suoi libri. Abbiamo seguito questa donna e nei suoi incontri, quindi nuovi amici, nuovi personaggi che saranno per sempre comunque dopo legati alla sua esistenza, ma il modo in cui scrive, in cui si ricollega alle vite degli altri, a delle reminiscenze del loro passato, nella loro semplicità, ha creato uno stile veramente poetico e unico, quindi un libro che consiglio davvero tanto. Poi breve, veloce, è super apprezzabile e mi ha ricordato, ripeto, tanti autori giapponesi che ho letto che mi fanno veramente sognare con poco. Un altro libro curioso che avevo preso il 31 dicembre, Agatha Christie, Assassinio sul Nilo. Agatha Christie deve essere stata, ai tempi, deve essere stata, non so perché metto così un po' al condizionale, è stata sicuramente un'autrice pazzesca e se l'avessi letta ai tempi l'avrei trovata assolutamente rivoluzionaria. Mi aspettavo uno stile più classico e la cosa mi spaventava, invece quando l'ho letto è stato veramente, veramente il top. Devo dire che dopo di per sé il fatto fosse che fosse ambientato tutta questa storia di comunque omicidio così sul Nilo, quindi in posti caldi, non è una cosa che mi piace particolarmente. Preferisco i libri ambientati in luoghi assolutamente freddi, soprattutto se si tratta di mystery, thriller, omicidi, gialli. Ambientazione così calda, mi era capitato forse poche volte, se non mai, non mi viene in mente neanche una. La storia di per sé non mi ha preso tantissimo, però come scriveva lei è pazzesca, era una gran figa secondo me la Christie. E è talmente rapido, diretto, veloce che in realtà, nonostante di per sé la trama non sia stata una delle mie preferite, forse perché, ripeto, abituata un po' ad altro. Lo consiglio in realtà. Il personaggio di Poirot, curioso anche leggere di lui, che l'ho sempre visto nei telefilm, in televisione, leggerlo su carta è stato weird but nice. Passiamo ad un altro libro, un libro di un autore che volevo leggere da molto tempo, e si tratta di Philip Pullman. Ho deciso di leggere Il Rubino di Fumo perché imbattermi e immergermi subito nel libro della bussola d'oro, che è un librone, mi spaventava e volevo prima
controllare un po', fare delle ricerche, tra virgolette, prima di entrare nel mondo della bussola d'oro. Il libro mi è piaciuto, ma non così tanto come mi aspettavo. Parla di questa ragazza, ancora molto giovane, che perde il padre e, non avendo mai avuto una madre, rimane orfana. Ed è la storia del mistero che si ricollegava al padre, che vedeva molto spesso nei mari dell'Oriente. Ci sono molte storie che si ricollegano alle tradizioni orientali e che vengono riportate nell'Inghilterra dell'Ottocento. Tutto poteva essere perfetto per le cose che piacciono a me, quindi l'Inghilterra dell'Ottocento, questa Londra molto fumosa, il mistero del padre morto, come è morto, perché è morto, cosa è successo veramente, e l'idea che cerca di barcamenarsi in una vita veramente difficile. E sì, poi altri personaggi curiosi. Al momento ho salvato nel mio carrello il seguito di questo libro, ma non so se lo continuerò e non so se in realtà leggerò mai a questo punto La bussola d'oro, anche perché non so se gli autori tante volte fanno così per dei certi libri, hanno uno stile acquario molto molto semplice come stile. Magari per un libro che è famoso come La bussola d'oro lo stile era diverso. I don't know, però è stato un per me questo libro. Un libro invece che ho comprato al supermercato perché era in sconto e non mi aspettavo di amare così tanto, è un libro di Lorenzo Marone, La tristezza al sonno leggero. Di questo autore avevo già letto La tentazione di essere felice, felice o felici, però ho amato molto molto di più questo libro, mi è veramente piaciuto tantissimo. L'ho letto anche molto velocemente perché ha tanti capitoli ma brevi, una cosa che io amo. Che non sembra una stupidata, ma non lo è, invoglia veramente il lettore a leggere la famosa ancora un'altra pagina. E questa è la storia del protagonista, di cui Harry Gargiulo, ecco perché non mi ricordavo il nome, talmente strano, anche se è italiano, viene lasciato quasi improvvisamente dalla moglie, e da qui poi vediamo la rinascita sua, ma anche l'incontro con tutta la sua famiglia, molto particolare, con tutti questi personaggi chiassosi, strani, che hanno tanto da raccontare, tanto alle loro spalle. E al di là di questo, che potrebbe sembrare una trama molto basic, secondo me poi nascondeva tanti temi, tante tematiche importanti, raccontate sì con leggerezza, ma con quell'intelligenza che noti, che riconosci, che ti fa riflettere. L'ho veramente amato, lo potete trovare a questo punto ovunque perché l'ho visto anche al supermercato, e in realtà lo consiglio per una lettura sia adesso sia anche per adesso, già penso all'estate, non lo so perché mi porto avanti, però è un libro che, avendo anche tanti questi capitoli brevi, si può leggere con scialletta, in totale sciallanza, però che intanto vi fa ragionare, quindi top. Un altro libro che ho preso assieme a quello di Marone perché l'ho trovato al supermercato super scontato è The Chain di Adrian McKinty. La storia praticamente parla di questa catena vera e propria in America, dove non si sa chi l'ha iniziata, perlomeno all'inizio del libro, una catena che si basa sul rapimento di bambini. Praticamente la protagonista del libro, alla protagonista del libro viene rapita la figlia, e qua si innesca questa catena perché lei, per poter avere sua figlia, dovrà rapire il figlio e la figlia di qualcun altro. Ovviamente la tensione è molto alta, è uno di quei libri che non ti lascia il tempo di respirare, che continua, prosegue, va avanti. Mi è piaciuta, ma non mi è arrivata neanche questa dritta al cuore, possiamo dire. Era quello di cui avevo bisogno in quel momento, di un libro che mi coinvolgesse da un punto di vista adrenalinico e quindi mi portasse sempre avanti. L'ho letta molto velocemente perché è uno di quei libri super fast. C'è sempre comunque un qualcosa in più in questi libri, non c'è solamente la trama che racconto, c'è sempre, ed è forse a volte la parte che preferisco, un background dei personaggi che rende tutto ancora un po' più spesso, un po' più corposo e più apprezzabile. Quindi è anche questo un ni. Purtroppo mi sembra di dire che ho tanti ni quest'anno, mi sembra di essere più critica del solito, però per una lettura veloce, se avete un thriller, questo it's good. Scusate, ma prendo in mano i libri che non riprendevo da quando li avevo messi lì, e mi accorgo che ho avuto tante letture che poi ho ritenuto purtroppo mediocri. Un'altra è pure lo sbuffo, scusate, è stato automatico. Terapia allo specchio di Irvin Yalom e Ginny Elkin. Un altro libro che, per mia ignoranza, quando ho comprato pensavo fosse una novel, fosse un romanzo, una storia.
La psicologia nei libri mi interessa sempre moltissimo e vedere che c'era questo libro che parlava di una terapia, pensavo fosse e sarebbe stata una cosa veramente interessante che mi avrebbe interessato, ma anche qui, ripeto per mia ignoranza, non sapevo che non fosse un romanzo, ma era letteralmente. È stato scritto letteralmente dallo psicologo, dallo psichiatra che ha visitato per anni questa ragazza, quindi questa sua paziente. E si erano, avevano questo accordo di scrivere di volta in volta dopo ogni loro incontro un po' un resoconto dell'incontro. Quindi non si usciva mai dalla stanza del professore, dello psicologo e si rimaneva sempre lì dentro. E questo, essendo una terapia, credo che fosse anche inevitabile che tante cose poi venissero ripetute perché le problematiche per la paziente erano quelle e quindi mi sono ritrovata a faticare molto poi nel proseguire perché mi aspettavo una storia e la storia poi non c'era, diciamo un tipico romanzo in cui dopo ci si basava tutta sulla psicologia. Sono proprio incontri di psicologia che se vi interessa ovviamente è perfetto perché è super clinico e tecnico, reso leggermente narrativo ovviamente per il libro, però di nuovo non era quello che cercavo, quindi di nuovo mi trovo a dare un ni perché alla fine delle finite, arrivata a metà già mi pesava proseguire nella lettura, quindi ripeto, torno al mio ni. Oh, e finalmente posso parlare di un libro che non vedevo l'ora di leggere. Mi preoccupava perché tante volte quando leggo un primo libro che amo e torno poi per il secondo, c'è sempre quella criticità. Qua non c'è stata perché ho amato questo libro ed è Winter Marker di Jessica Townsend. È il seguito di Nevermore. Ragazzi, questo è un libro young adult per ragazzi. È stupendo e meraviglioso. Cavolo, non ricordo se ne avevo parlato in uno dei miei vecchi video, non sono onesta, ma parla di questa ragazza che vive già di per sé in un regno che non esiste, ma che tecnicamente avrebbe dovuto morire nel giorno del suo 10° compleanno. Si scopre poi che ovviamente ha dei poteri, viene presa sotto l'ala di un personaggio stupendo che è Jupiter e dovrà fare delle prove per entrare in una scuola di persone che hanno capacità molto particolari, non come le sue, ma diverse. Il mondo magico delle scuole di magia, il fatto che abbia dovuto fare delle prove, abbia visto una crescita nel primo libro, nel secondo, quindi il momento in cui inizia la scuola è pura meraviglia. Questo libro io non vedo l'ora che esca in Italia il terzo, perché so che è uscito all'estero e non vedo l'ora che esca anche qua, spero che esca presto. Ragazzi, bellissimo. Questo veramente credo che per tutti i libri che ho letto quest'anno, questo è sicuramente il migliore per adesso. Fantastico, veramente, veramente meraviglioso e non vedo l'ora che arrivi, anzi, vi faccio vedere meglio la copertina, perché poi ovviamente non ce la si gode abbastanza. Finally, un top da leggere. Il terzo ultimo è un libro di Raven Leilani ed è Chiaroscuro. Anche questo è un libro che mi è piaciuto molto, meno male si arriva a qualcosa di finalmente un tratto positivo. Ed è la storia di questa protagonista che inizia una relazione prima online e poi dal vivo con un uomo sposato. La cosa curiosa è che il libro poi non si ferma solo a questo, molto importante anche il tema comunque razziale perché la ragazza è afroamericana, quindi anche qui si ricollega molto a tante tematiche che non sono solo quelle del tradimento, dell'adulterio di questa ragazza che di per sé è molto, secondo me, spaesata nel mondo, aveva subito dei traumi nella sua adolescenza e quindi un po' si riversavano sulla sua vita personale, sentimentale, dicevo la tematica dell'adulterio, delle relazioni fisiche e sentimentali era molto importante, ma anche il tema razziale. La cosa più curiosa che non mi aspettavo è che poi questa ragazza conoscerà in qualche modo bizzarro anche la moglie di questo suo amante e si creeranno situazioni che faranno riflettere molto. Mi è piaciuto moltissimo questo fattore che non si limitasse a rimanere fuori dalla vita della famiglia, ma in qualche modo stranissimo ci è entrata nella famiglia dell'uomo. E mi è piaciuto molto anche il ruolo che ha avuto la moglie di quest'uomo e anche la figliastra,
questi due personaggi. Veramente, veramente un bel libro che ho letto anche velocemente perché è molto breve e quindi un altro consiglio top. Penultimo libro letto da me è Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti. Allora, ho comprato in realtà questo libro per pura necessità, perché avevo preso tempo prima un altro libro della Tuti senza sapere che era il secondo di una serie, e questo era il primo, mi mancava, quindi l'ho preso, l'ho letto. Nel mentre, durante la lettura non capivo se mi piacesse o meno, ma alla fine mi sono ritrovata molto spesso a pensare alla protagonista, ai personaggi, quindi credo che sia un surplus questo e ho anche voglia di leggere il secondo, quindi è una cosa positiva sicuramente. Parla però appunto di omicidi che sono successi in questi boschi, in queste zone un po' disolate, montanare e di come ovviamente poi ci sarà Teresa che è la protagonista che cercherà di capire cosa è successo e anche qua, io amo le storie dove ci sono polizieschi, gialli, thriller, misteri in cui bisogna scoprire che cosa è successo per quanto riguarda la trama centrale, ma le storie di background mi fanno morire perché questi investigatori commissari hanno sempre dei problemi personali e della parte che quasi preferisco, e anche lei ovviamente ha molti misteri, situazioni drastiche che nella sua vita, soprattutto nel suo passato, perché ha già 60 anni, quindi non è giovanissima. Ci saranno anche altre sfide che dovrà iniziare ad affrontare nel presente di questo libro, quindi non vedo l'ora di proseguire assieme a lei. E quindi è stato anche questo positivo. Ma se vogliamo parlare dell'ultimo libro, anche questo è super positivo, sono contenta di finire almeno su una nota così, sempre di crescita. Cordialmente perfido di Maureen Johnson. In questo libro la protagonista è una ragazza molto giovane che è un'amante di gialli di Sherlock Holmes e vorrebbe diventare piano investigatrice. Viene ammessa in questa scuola particolarissima, che è creata per ragazzi e ragazze che hanno capacità superiori alla media e quindi una scuola molto unica nel suo genere. È stata creata da un riccone miliardario negli anni, a metà del Novecento, negli anni 50, però abbiamo due linee temporali, che è quella del presente, dove c'è questa ragazza che va a scuola. Ma c'è anche la linea temporale, quindi siamo negli anni fine 50, inizio 60, se non vado errata, dove si vedranno anche qua un giallo, un rapimento, una morte che riguarderanno la famiglia di questo miliardario. E la ragazza nel presente vorrà capire che cosa è successo, una sorta di investigazione su qualcosa che è successo nel passato. Nel mentre ovviamente ci saranno anche cose molto creepy, omicidi anche nel presente, quindi c'è questa ambivalenza che in realtà ho apprezzato moltissimo. All'inizio ero convinta che sarebbe stato anche questo una sorta di nì, forse perché anche questo è un libro comunque per giovani adulti, young adult, quindi a volte lo stile era un po' fastidioso perché mi sembrava proprio come parlassero i protagonisti, un po' fastidioso. Invece poi la sensazione è scomparsa e anzi mi è piaciuto molto, e anche le relazioni tra i personaggi erano molto molto carine, mi sono piaciute. L'unico problema è che questo libro ho realizzato alla fine che è uscito nel 2018 in Italia, fa parte di una trilogia e non capisco, non so se mai usciranno gli altri due libri in Italia. La mia domanda è: come fanno gli altri all'estero a sapere sempre quando esce un libro, se esce un libro, tutti i dettagli? Io non so mai niente. Devo informarmi, se sapete in qualche modo come informarsi su questa cosa. HarperCollins pubblicherà gli altri due libri di questa trilogia? Perché se no, siamo già nel 2021. Leggere in inglese, che ok, posso farlo, ma non è la stessa cosa, mi infastidisce. E detto questo, ho discusso a lungo su quella questione con Andrea, perché ero molto infastidita da questa scoperta che ho fatto, perché ho intrapreso un viaggio e non riuscirò a finirlo. Comunque, niente, questi qua sono tutti i libri che ho letto, vediamo se riesco a riprenderli tutti. Non male, non male. Ragazzi, non pensavo di riuscire a farcela, ce l'ho fatta. Vi lascerò i link di tutti i libri sotto, perlomeno i nomi, se vi interessa qualcosa, perché non sono proprio la maga dello spiegare. Niente, ragazzi, io spero che voi
in questo 2021 stiate bene, per quel che si può, sempre così. Vi rientro nella ripresa, diciamo. Io vi mando un grosso bacione e come sempre, ragazzi, grazie per essere arrivati fino in fondo al video assieme a me e stay safe. Ciao ragazzi!